siamo alla giornata dedicata all'Obesi Day, una giornata per parlare di obesità, di rischi e prevenzione. E tra i relatori di oggi c'è la dottoressa Anna Maria De Palma, bitontina DOC, che ci spiegherà un po' di cosa si parlerà. Sì, avremo molte relazioni, 11 relazioni, dove ogni professionista andrà ad affrontare un tema specifico nelle sue competenze. È un team che fa parte del Policenter Salute e Benessere, perché è il primo centro in Puglia che si occuperà di obesità. Lei, dottoressa, da tanto tempo si occupa di questa materia anche nel suo centro a Bitonto? Sì, 20 anni di esperienza nel settore, e stiamo cercando di abbracciare un po' la filosofia olistica che unisce le due medicine, sia quella ufficiale che quella orientale, in modo tale da avere la persona al centro. Quindi quali potrebbero essere le soluzioni da poter adottare? Ok, le soluzioni sono veramente tante. L'importante è avere un team di professionisti che si è costituito nel nostro centro, nel Policenter. Abbiamo il medico chirurgo che si occupa di chirurgia bariatrica, quindi parliamo di obesità ad alti livelli. Abbiamo la psicologa che segue il paziente dall'inizio del percorso fino alla fine del percorso. Abbiamo gli specialisti dell'attività fisica, i dottori in scienze motorie, che lo segue nell'attività fisica. Abbiamo anche il posturologo, perché l'obesità influisce anche sulla postura, quindi tutti i problemi articolari e muscolari che ne derivano come conseguenza. Abbiamo la nutrizionista che seguirà il paziente in tutto il percorso facendo un'educazione alimentare. Quindi, come diceva lei, davvero il paziente viene messo al centro e viene seguito in ogni sua parte. Viene seguito in ogni sua parte. Lui è il protagonista del suo problema e cercheremo di portarlo alla risoluzione del problema. Il convegno durerà per tutta la giornata e oggi pomeriggio tra gli ospiti ci sarà anche Adriano Panzironi. Sì, abbiamo invitato Adriano Panzironi per una tavola rotonda e un dibattito con i professionisti sanitari.